Indovinate chi è? È il nostro carissimo Raffaello Mazzoni, detto il Conte, che si... Ciao Raffaello, come va? Ciao a tutti, buon pomeriggio, carissimo Santi, che bello vederti. Dai, tra l'altro ti vedo bello carico, giustamente, anch'io non vedo l'ora di affrontare questa sfida, dai, questo gioco, giustamente, e spero che chi ci guarderà si divertirà allo stesso tempo. Poi alla fine è una partita tra amici, insomma. Sì, esatto, una partita, diciamo, amichevole, che ha lo scopo un po' di riscoprire questa bellissima arte degli scacchi, questo gioco bellissimo, e nel frattempo anche di fare due chiacchiere, magari per capire delle curiosità, dunque ci faremo anche delle domande durante il gioco. D'altronde esatto. Il tempo c'è, e questa sarà la partitella di scacchi di oggi con Raffaello Mazzoni, che un grande applauso. Grazie, troppo gentili. Ecco, appunto, una partita amichevole, quindi mi raccomando, vacci piano. Sì, ragazzi, allora, da contratto, questa partita non può finire entro un numero determinato di mosse. Non vi dico quante mosse, perché sennò vi tolgo giustamente il piacere di sapere tra quante mosse finiamo. Però da contratto non si può finire entro un tot di mosse, diciamo. C'è questa clausola, diciamo, che... Raffaello, tu dove hai imparato a giocare a scacchi? Ecco, perché effettivamente questa cosa, magari molti che hanno visto il programma, perché per fortuna hanno tagliato tutte quelle scene, molto spesso nei momenti morti siamo messi a giocare. Tra l'altro molte persone all'interno della villa non sapevano giocare e tu le hai insegnate. E tra l'altro io invece ho cominciato a giocare dall'età di 3 anni, che mi ha insegnato mia madre, e rigorosamente tutte le persone che tu il giorno prima insegnavi a giocare, il giorno dopo sfidavano me e mi battevano. Cos'è? Questo vuol dire che sei un bravo insegnante. Grazie Raffaello, però anche grazie Raffaello. E tra l'altro, il problema che tu giustamente non per, diciamo, per garanzia non dici, è che io a te non ti ho insegnato nulla, ci insegnavo agli altri, ma niente al buon Raffaello, che dunque si vedeva, diciamo, così, una lotta impari, possiamo dire, alla fine, no? Esatto, ma perché il bello che io pensavo, dai, un po' ci so giocare, contro di te ho giocato un paio di volte, tra l'altro una volta ho perso che eri anche bendato, quindi che è tutto dire, ma giustamente te sei un campione, come per dire giocare a calcio contro Cristiano Ronaldo, Messi, ovvio che perdi, però contro gli altri, insomma, mi aspettavo meno male di fare qualcosa, invece alla fine ho perso con tutti tranne con Mariano, mi pare, con la Scalzi, che lì invece è stata fatta, però alla fine, insomma. Diciamo, alla fine questa esperienza, diciamo, sei uscito con 0 vittorie, ecco, con 0 vittorie, però dai, chissà, ci saranno altre occasioni per ottenere la tanto agognata vittoria, diciamo, e dai, ci proveremo. E oggi dunque sarà una esatto. buona cosa anche per giocare, imparare nuove tecniche, nuove cose. Chissà che queste tecniche che scopriremo oggi, queste idee, un domani potranno essere utili in altre circostanze. Assolutamente, perché ricordiamolo che perché è importante saper giocare a scacchi? Perché qualcuno, anche quando abbiamo fatto una diretta io e te su Instagram, diceva: ma in pratica è come giocare a dama? No, assolutamente, perché scacchi ti aiuta anche nella vita, appunto, a trovare strategie, a prevedere le mosse dell'avversario, quindi aiuta molto a riflettere lo scacchi, quindi è importante giustamente anche ad operare lo scacchi nella vita di tutti i giorni. Bravissimo Raffaello, non potrei dirlo meglio. Tra l'altro, diciamo che gli sai che oltre ad essere un gioco di logica, strategia, eccetera, anche una vera e propria filosofia, sostanzialmente, cioè potremmo applicare una filosofia di vita tramite, diciamo, gli scacchi, come dicevi tu, ragionare a ogni mossa che si fa nella vita come se fosse, diciamo, una scacchiera, una partita a scacchi. Raffaello, Ecco oggi qua. giocherà con i bianchi Ah, ok, e... io gioco coi bianchi. Esattamente, e state fare la prima mossa.
Dunque, Rai, Esatto, questo è perché importante. ricordiamo che i bianchi cominciano sempre per primo. Tra l'altro, per chi sta guardando la diretta, noterà che io sono da solo, mentre lui c'ha l'allenatore lì dietro che riesce a girare Sì, però non è vero che sei proprio da solo, eh. Diciamo, vabbè, comunque sì, è vero, io ho praticamente qui, chiedo di me. Ragazzi, allora, una cosa importante, se vi iscrivete al canale, questo canale Twitch, esce l'immagine del personaggio che sta dietro di me. Dunque, iscrivetevi, non perdere altro tempo, iscrivetevi al canale Twitch così da poter vedere il super personaggio che sta dietro di me. Chissà chi è, non lo diciamo, è un... Esatto, personaggio misterioso. Forse lo riveleremo eventualmente alla fine della diretta, ma forse. Forse, non lo promettiamo, non lo promettiamo, diciamo, potrebbe essere, ma non ci sbilanciamo troppo. Allora, Raffaello, questa è la tua Ok. prima partita, diciamo, online, suppongo, non hai mai giocato dal computer, penso, o ti è mai capitato? Così un programma come questo no, avevo anticamente un programma sul PC, quindi bene o male ci giocavo contro il computer, però è la prima volta che affronto un avversario, Ah, una ecco. persona, diciamo, un avversario umano col computer, diciamo, utilizzando il computer, perfetto. Esatto. E dunque direi che possiamo iniziare con la prima mossa del bianco. Bene. Quando sei pronto la puoi fare. Se... Ok, allora adesso aspetta, ti riduco in piccolo, Ok. così. Esatto, Così poi della scacchiera, diciamo, con maggiore... Perché però devi guardare tutta la scacchiera, non guardate solo una parte, guardatela tutta. E dunque, giustamente Raffaello la sta ingrandendo per guardarla nella sua interezza. vado, Vai, allora. dai! Quindi tech, aspetta, tech. Sì, diciamo che per questa diretta è previsto anche la possibilità di suggerire, il pubblico dunque può suggerire a Raffaello, non a me, cioè i suggerimenti a me sono vietati, però chi volesse può suggerire a Raffaello, che dunque potrà contare anche sul supporto del pubblico. Dunque c'è... Ma io li posso vedere i suggerimenti o no? Cioè... E devi collegarti... ce l'hai un Ah, su cellulare? Twitch. Esatto, sì. Ah, ho capito. Allora niente, faccio senza Però suggerimenti. no, no, però te li dirò io, te li dico io, cioè ti avviso Ah, quando c'è grazie. qualche... Dunque, Raffaello apre con E4, che è una mossa buona perché punta a prendere il centro, io Accendere quel faccio bagaglio. qualcosa di simile. Sì, salutiamo intanto Giovanni Spensatello, che ci segue dalla Sardegna, bellissima terra, ci sono stato Assolutamente qualche anno fa. bellissima, saluto, salutiamo la Sardegna. Poi salutiamo anche Andrea Barbagallo, che Andrea Barbagallo, tu forse Raffaele non lo conosci, ma è stato il primo a partecipare a questo format di partitella, della partitella contro di me la settimana Ha fatto scorsa. da E cavi, diciamo. ha fatto da cavo in pratica, cioè ci serviva qualcuno per fare una prova e abbiamo pensato a lui perché comunque sia si presta bene a fare la cavia e niente. Ah, ecco, giustamente, beh, poi se uno ha una determinata indole, è giusto giustamente utilizzarlo. Ma quindi io si può dire che sono il primo del programma che fa questo format. Ma sì, diciamo, in realtà non vogliamo sminuire Andrea Barbagallo, che tra l'altro si è pure offerto di aiutarti. Comunque Andrea Barbagallo è qui. E Grazie, grazie Andrea. se vuoi ti ha detto, aspetti, leggo il messaggio. Sono quello della puntata 1, se hai bisogno di qualche mossa ci penso io. Dunque vai sul sicuro, non ti puoi sbagliare. E poi Grazie. c'è anche Lorenzo che ci segue. E... Quindi non è solo Dunque, lui. c'ho varie... abbiamo importanti, diciamo, persone che ci seguono e che tipo danno loro una mano in questa partita. E dunque, siamo arrivati ancora alla prima mossa. Entrambi abbiamo finito la prima e stiamo aspettando la seconda, diciamo. Tra l'altro, Ah, ecco, Raffaello, io ho adesso. l'aiuto, guarda, ho l'aiuto di... Chi è? No, non l'hai visto forse, diceva lui. No, non ho visto. Ah, Spider-Man!
Grande Spidey, è perché adesso io ho lo sguardo alla partita, giustamente. Ah, ecco, faccio giustamente, no, giustamente bisogna pensare alla partita, non distrarsi, non farsi distrarre l'avversario, perché io chiaramente stavo cercando di distrarlo. Ah, ringraziamo a Desclass che si è iscritto al canale e ha mostrato la sua interesse, il nostro super personaggio misterioso. Dunque, grande Desclass per essere iscritto al Bravo, canale. bravissimo, mi raccomando, questa è la prima partita che molto probabilmente so come andrà a finire, però se volete la rivincita, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Alessandro Santagati, mi raccomando, per non solo queste, ma altre incredibili emozioni. Bravissimo, cioè proprio oggi ho Raffaello è proprio. Ora questo intanto è tutto registrato, poi me lo tengo così quando devo lanciare la pubblicità metto il play e con queste. Sì. Ecco, grazie. Sì. Dai, volentieri, giustamente. Allora, dunque, adesso faccio un'altra mossa. Ora, diciamo che di solito quando noi iniziamo la partita, stai giocando abbastanza bene, però in linea di massima, dopo aver ottimamente giocato sul centro, di solito è più conveniente portare gli altri pezzi in gioco per svilupparsi, diciamo. Dunque, questa è un po' l'idea di base. Però la tua mossa non è male, dunque per il momento stai giocando abbastanza bene. Sì, diciamo, l'inizio è diciamo, la fase dell'apertura, cioè bisogna comunque sia dare più spazio a tutti i vari, giustamente, pezzi. Ecco, tu invece hai già sfoderato fuori i cavalli. Allora, dai. Sì, adesso, ecco, sto sentendo la critica di mia madre. Ho detto... Anche te utilizza i cavalli, scusa. Cioè, Raffaello, cioè tua madre ti ha spiegato che tu in apertura devi uscire fuori i cavalli e poi mi vuoi fare questa mossa di pedone. Cioè, voglio dire, anche tu. Cioè. E tra l'altro c'è Omar Monti che ci No, il saluta, cavallo Raffaello. lo metterò qua. Allora, tu devi capire cosa poi ti servirà il cavallo. Hai Adesso capito? intanto lo apro. Allora, scusi un Io secondo. sono bianco, eh? Sì, il cavallo è qua, Esatto. quindi può andare qua o qua. Dove? Io lo metterei qua. Qua? Sì. Dove c'è scritto 3? Esatto. Non lo Quindi so, cavallo per in H3. Me è troppo decentrato. Hai visto, Cosa maestro? sto? Tua madre ha ragione, Raffaello. Come ti ha Devi detto? metterlo più in mezzo, non lo devi Ah, mettere di ok. lato, anche perché un domani che devi muovere un alfiere qualcosa, quello ti inciampa, ti sta fra i coglioni. Scusate. Sì, no, ha ragione, perfetto. Devi mettere a sinistra. Ecco, Vai. intanto saluta Santi. Ciao, Mi Santi. si è aperto un programma che non so che. Ah, ok, perfetto. Lo mettiamo centrale. Tac. Mettilo lì. Tac. Ok. Steam powered. Dai. Ma No. non me l'ha presa la mossa, però. Allora, qua. Un attimo. Scusate, tutto Sì. Che bloccato. succede? Allora. Tutto bloccato. Scusa, qua. Ok. Appunto, non. Ma tu, Raffaello, dove Aspetta, la vuoi mettere il cavallo? Scusami. eh. A fianco Allora, dell'alfiere più avanti. esattamente in F3. Eh sì, lo puoi mettere. Dunque, Ok. la dovresti poter fare questa mossa. Vediamo. Ah, ecco, No, ok, l'ho perfetto, un fatto. po' polenta va su Gan, ma ce la fa. Esatto. Comunque, come giustamente diceva la mamma di Raffaello, i cavalli vanno messi verso il centro. Dunque, F3 va benissimo. Mentre sarebbe stato sbagliato metterlo in H3 perché era decentrato, capisci? Dunque. Esatto, e dopo ti incastri tutto che non ti muovi più Ah, e se un ecco. pezzo ti dà fastidio non riesci a mangiare. Ecco, stupendo. Esatto. E di. No, io non sono brava però, però insomma un po' di più di lui forse. Grazie, grazie.
Eh sì, no, no, comunque sei preparata tua madre, cioè secondo me lei è preparata, dunque, Io cioè, sono preparato. sapeva le regole dell'apertura, le logiche, eccetera, cioè comunque le cose le sa, cioè al contrario di Raffaello che onestamente sembra non sapere niente, però. Ma io ho insegnato troppo presto e si giocava per giocare. Allora, l'unica cosa che lui gli interessava è che non gli mangiassi i cavalli, perché se no si incavolava. Per il resto poteva mangiargli la Del regina. resto era un bambino, quindi. Aveva 3 anni. Dopo è cresciuto, vabbè, ha capito qualcosa di più. Però giocavamo che ero stanca la sera, mi veniva a letto con gli scacchi e dopo si incavolava perché vinceva. Un giorno mi ha preso per sonno, ha vinto lui, Cioè, va una sola volta imparai tutta la sua vita. bene. Sì. Ah, forse anche un'altra volta. Ah, perché sì, una volta stavi dormendo, un'altra volta stavi poco bene, quindi. No, una volta è successo che abbiamo mollato lì perché è arrivato il gatto che ci è Ah, è passato in vero. mezzo alla scacchiera. Allora io e lui a tremare perché stava distruggendo tutto, solo che invece è passato in punta di piedi, non ha toccato neanche un pezzo. Arrivato dall'altra parte, gli abbiamo detto bravo, e lui ha dato una scodata di felicità, ci ha distrutto la Quei scacchiera. pochi pezzi che erano rimasti, poi ho vinto. No, no, Ah no, abbiamo neanche. Ah, mollato. probabile. Scusa, era stata una sfidata a 360 gradi. Volevo mandarvi i saluti di Omar Monti, che saluta Raffaello, anche la Ah, madre grande che Omar, ci sta seguendo. salutiamo Dunque, grande carissimo Omar saluto. Monti. Cioè, è stato secchione dell'edizione precedente della Pupa il Secchione, dunque Esatto, del ricordiamo. 2006. 2006, Tra esatto. l'altro anche lui, insomma, è arrivato in finale, quindi noi possiamo dire siamo i suoi discepoli, ecco, in certo senso. Sì, siamo i discendenti, i discepoli, Di esatto. Gli Omar allievi, Monti. siamo gli allievi, dai. Abbiamo imparato grazie alle sue imprese e abbiamo cercato di fare il nostro meglio, diciamo. Ok, dunque a questo punto tocca a me muovere. Dunque, devo. Esatto. I cavalli già li ho usciti fuori, dunque sono stati già sviluppati. A questo punto è il turno dell'alfiere. Nulla i tamburi. Ops. Oh, ok, è uscito anche il mio alfiere. Dunque, anche il mio alfiere è stato portato fuori. Ah, ok. Ecco, un problema che tu hai, ti devi aprire. Io. Eh sì, per il semplice motivo che se non ti apri, poi ti è impossibile portare fuori gli alfieri, ti è impossibile tutto. Vabbè, E certo, ma per il oltretutto. momento va bene così. Adesso un alfiere lo posso tirare fuori o se no tiro fuori l'altro L'altro cavallo. cavallo sì, però devi spostare anche i pedoni davanti, sennò E colpiscono, beh, ovvio, gli altri non certo. li muovi. Quindi secondo te è meglio che tiro fuori, che esco il cavallo, che. Allora, vediamo Ecco, dove lo scusate possiamo che. mettere, perché allora, già che lo tiri Quindi fuori. questa non è più una partita 2, ma è una partita 3, signori. Perché ho l'allenatore qua. Però Raffaello, tu giustamente ti insegno le cose, tu non stai attento e poi giustamente ti devono dare una mano nel momento del bisogno. Cioè, se No, tu. ma in realtà perché lui non è uno stratega per un piffero. Come va bene. Grazie, ti voglio bene. Allora, no, volevo vedere se riuscivamo, no, niente. Allora, lo mettiamo qui. Ok, se no si poteva fare una mossa scoppiettante, però Ma forse. così salti per aria, esco così Ok, scoppietto. cioè, ma non credo alla fine questa mossa chi l'ha scelta?
quest'ultima Io, mossa? cioè, nel senso, me l'ha suggerita lei, però avrei voluto farla pure io. Ah, ok, va bene. Sì, comunque. Però la prossima mossa muovi sto pedone, Sì, perché ok. sennò te non puoi muoverti l'alfiere No, o lo so. muovere un cavolo. E poi lo devi muovere sto alfiere. Ah, si può già muovere Sì. da sta parte. Infatti io avrei voluto muovere la fiera, però adesso tocca a me. Vabbè, adesso hai Ma fatto il scusami, cavallo. Raffaello, prima dici che volevo muovere il cavallo, ora dici che avresti voluto muovere l'alfiere, cioè, ci stiamo contraddicendo qua. Ma sì. No, perché quando ho detto una mossa scoppiettante poteva essere muovere l'alfiere, Sì, ma se dopo aver mosso l'alfiere, puoi fare l'arrocco di re. Se non muovevi il cavallo, non lo fai l'arrocco di No, re. beh, quello è vero. Allora, attenzione, 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 novità. Descrasse, che tra l'altro lo salutiamo, si chiama Valerio, e si Salutiamo. offre per suggerire. Ma c'era, Dice: c'è Barbacallo? sì, ma Barbagallo è scomparso, ha suggerito prima cavallo F3, ma poi non si è, cioè, non si... Comunque, Descrasse dice: ecco, mi offro per suggerire, sono sopra i 2000 sul Lichess. Dunque, c'hai. Ah, quindi insomma, parecchio Comunque, Descrasse, se quotato, vuoi suggerire, suggerisci. Quando scrivi, la riporto a Raffaello, che se ritiene opportuno segue i suggerimenti. Anche se lui, pur se non è uno stratega, ha la sua strategia e dunque potrebbe anche magari alle volte fare di testa sua, chiaramente. io. Ma sì, ma scusami, ma non hai Spider-Man? Ah, è vero, aspetta, lo vado a prendere. Magari ti può aiutare Spider-Man. Capirai. Tra l'altro ringraziamo Fabruzzo per essersi iscritto al canale. Fabruzio, scusate, Fabruzio. Andrea suggerisce G4. Sì, sì, ma G4 è sbagliato. Cioè, suggerisce G4 è sbagliata. Cioè, dovete suggerire mosse buone, non è che gli dovete suggerire mosse sbagliate. Michele. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Andrea, carissima, come stai? No, come scusa, come Andrea? Si chiama Alessandro. Ma come? Su Novella Domina c'era scritto che si chiamava Andrea. Ma hanno sbagliato. Vabbè. Ciao, carissima, come stai? Salutiamo anche Spider-Man. Che notate, io c'ho quello piccolo, ovviamente, mentre ovviamente Raffaello c'ha quello grande, perché è normale che non mi potrei mai permettere, cioè, di Ecco, competere meglio che minimamente. la chiudiamo qui. Esattamente. Vince, vince. E allora, attenzione, Raffaello, voglio vedere se tu sei stato attento nel programma. Io sto per fare l'arrocco. Cos'è? Ok, esatto. A quale persona del programma gli hanno chiesto di Che è questa costato caro, cioè. mossa? Che è costato caro, A cioè. Martina. Bravissimo a Martina. Esatto. Tra l'altro era contro me Angelica quando gli hanno chiesto. Dunque, non sapere cos'è la rocca è costato carissimo a Martina, ragazzi. Cioè, gli scacchi li dovete conoscere, perché anche se partecipate ad un reality show, ho partecipato al Grande Fratello, a Ex on the Beach o qualsiasi altro reality che volete, magari fanno la domanda sugli scacchi e voi non avete studiato, non la sapete. Dunque studiate la Rocco e quella mossa speciale di scacchi che coinvolge Re e Tore. Dunque, in questo caso, quello che ho appena fatto. Sì, dunque è importante. A questo Ecco. punto muovo il Ah. bianco. Buon pomeriggio Gaetano che si è appena collegato. Salutiamo Allora, Gaetano. Descrax suggerisce, ovviamente Raffaello, poi scegli tu, però ti dico quello che si scrive in chat perché non puoi vederlo. Descrax dice alfiere E3. Dunque lui ti suggerisce di uscire con l'alfiere perché dice sviluppi pezzi e ti dice di andare in quella casa. Poi magari se qualcuno non è d'accordo con Descrax lo scriva così. Magari pensaci Beh, sì, quando. effettivamente direi che era la mossa che volevo fare prima, effettivamente. Tu ti fidi, diciamo, ti Quindi, fidi di Descrasse. esatto. Però attenzione, dice, oppure. Vabbè, comunque ormai l'hai fatto, però. C'erano anche altre mosse, però. Esatto. No, vabbè. Ormai. Esatto, sì, anche. Però ci abbiamo degli importanti suggeritori oggi. Dunque, diciamo che la partita si fa.
si fa interessante. Io scappo via, torno indietro con l'alfiere su B6. Giustamente, sai come hai paura. Ho paura di quell'alfiere che pericolosamente attaccava il mio alfiere. Allora ho preferito. Ho preferito. Va bene. Bene. Ho detto ciò, allora io adesso mi apro un po'. Un saluto ad Andrea Pennica che si è iscritto al canale. No, pensavo se era giusto Pennica o Pennica. No, penso sia Pennica. Ok, no, Pennica forse. Credo anch'io. Salutiamo Andrea Pennica. A questo punto... No, forse era Pennica, però beh... Ah. Ciao Andrea. Ciao Andrea, scusa se ho sbagliato la pronuncia del cognome, però dai, d'altronde il mio con Sant'Agati, diciamo che ci sono abituato, dunque... Esatto, tra l'altro, come ricordava prima Spider-Man, cioè, vabbè, l'accento ci può stare, ma anche il nome ti hanno sbagliato, quindi tu non sei più Alessandro Sant'Agati, ma Andrea Sant'Agati. Esatto. Ciao Milena, benvenuta. Ciao Milena, salutiamo, un abbraccio. Io nel frattempo spingo il mio pedone, così libero il mio alfiere che potrà andare avanti, potrà muoversi, potrà essere coinvolto in questa partita. Esatto, scoppitante. Da notare che abbiamo fatto già 7 mosse e la partita è in completa parità, dunque vediamo come Raffaello, anche grazie agli aiuti della madre, sia riuscendo comunque a gestire la partita abbastanza bene. Esatto, quindi ecco, giustamente andava sottolineato grazie all'aiuto della cara e dolce mamma. Allora. La mamma è sempre la mamma, dunque diciamolo. Cioè... Niente, quindi... Maggior ragione, ecco, quindi adesso ci riapriamo. Che dolore! Tanto dolore! Ecco, ho già capito che ho fatto una frittata. Allora, diciamo che il pedone, e il Descrasse dice aia, sì, perché spinto il pedone qui, non curante del fatto che... C'è il cavallo. Il mio cavallo e il mio alfiere possono, diciamo, catturare questo pedone. E dunque io, chiaramente, a questo punto lo andrò a catturare. Però Descrasse, it's hanging, ma che parli inglese, qua siamo tutti italiani, it's hanging. Cioè voglio dire, anche tu, it's hanging. Ma che cosa hai combinato? Tipo mangiare il cavallo suo, tipo mangiare l'alfiere, ma cosa fai senza coperture? No, volevo aprire un attimo. Dai, sì, ma cosa apri la porta di labbra, non so, qualsiasi. Oh. Raffaello, che fai, Raffaello? Mi lasci il pedone. Cavolo, tu insegnatemi. Ma che mossa cretina. Adesso devo spostare il cavallo perché sennò me lo mangio. No, oh no, non lo... Attenzione, efficiente, ti mangia il pedone. L'ha già fatto. No, ma il cavallo, attenzione, perché scusami, ho perso le parole. Il cavallo è protetto dalla regina. Ah, è vero, 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 giusto. Sennò perde il suo. E se lo togli, perdi la regina, capisci? Perché ti potrei catturare la regina. Giustamente, sì. È vero, Cribbio. Santo, quindi, niente, quindi io lascio lì, o se no gli do un contentino. No, aspetta un attimo. Sposto allora. Un pedone. Allora sposta questo perché gli puoi dare noia, esatto. Però dopo te lo mangia, cazzo, aspetta un attimo che ci pensi, però dopo è protetto dalla tua torre, ma... esatto. Dai. Aspetta, se ci sono ok, ride, perfetto. E Raffaello, tra l'altro ti faccio una domanda che c'è stata posta qua nei commenti. Omar ci chiede: ma uno scacchista vegetariano può mangiare i cavalli?
Che cosa? Uno scacchista vegetariano può mangiare i cavalli. Beh, dipende, insomma, perché considerando che non sono cavalli veri, magari si può. Poi se uno è veramente così ligio... E se uno è vegano, cosa non può mangiare? In pratica non può mangiare nessun pedone, quindi... No, beh, i pedoni qua sono... No, beh, tanto sono tutti dei pezzi. Cioè, nessun pezzo, Direi di chiedere anche al nostro opinionista qui dietro, scusi opinionista, ma si possono mangiare i cavalli se siamo vegani? No, assolutamente no, c'è una rivolta. Ah, no, è proprio vietato. Sì, ma senti... anche la regina, perché sennò c'è cannibali. Sono teorie discordanti, ecco. E poi immagina, pensa una cosa: i prioni si formano nei cannibali perché si formano proteine pesanti, quindi hai delle encefalopatie pazzesche che portano alla morte. Quindi se sei anche una persona normale, non mangi né il re né la regina. Sì, comunque non si può catturare, non si può mangiare, diciamo, dunque il problema c'è sulla regina, però vi do una notizia importante, io non sono vegano e dunque il cavallo me lo mangio. Ecco. Sì, ma neanche io. Allora. Beh, direi perfetto. Ascolta un attimo. Ah, cos'hai mangiato il cavallo? Sì, lei ha mangiato il cavallo, quindi io posso offrirti, capito? Puoi ricatturare. No, aspetta, perché lui non lo fa apposta. Cioè, se l'ha fatto, si vede che sa che lo può fare. Allora, tu prima di andargli tacca a mangiare l'alfiere, bisogna che stai un attimo attento, anche perché ti può mangiare la torre. Guarda, lui ti può mangiare o la regina o la torre. Perché ha fatto un bello appunto casino. Perché se li mangio con la regina l'alfiere, ho risolto il problema, perché il cavallo comunque Descrasse vi suggerisce di catturare l'alfiere, che... ecco, infatti... ma con che cosa? Con la regina. Sì, con la regina, ok. E beh, direi che era la soluzione migliore. Sì, dovevi per forza catturarlo, sì, non potevi fare altrimenti, costretto, diciamo. Ti mangiava. Allora. E a questo punto... Ma scusa, sì. Questo, cioè te la Rocco direi non lo puoi più, non lo fai finché non muovi sto alfiere qua. Adesso aspetto, purtroppo non c'è stata possibilità. Okay, tra l'altro c'è anche il tifo per a favore tuo, Raffaello Spundic 82 dice dagli Conte batti il maestro, dunque vabbè, adesso batterlo no, anzi non ci riesco. Già è tanto che ti ho mangiato l'arfiere. Esatto. Posso darti un consiglio bastardo? Cioè adesso tu consigli lui. No, ti consiglio te. Bastardo. Io vado avanti, vado avanti col cavallo. Posso aspettare di tutto. No, è un consiglio sbagliato. No, vabbè, adesso tocca a lui. No, perché poi... E non ho mosso il cavallo io. Esatto. Che attenzione, perché il cavallo sta attaccando qualcosa di importante. Sì, esatto. Ti può mangiare la regina. Esatto. Allora... Ma non solo. No. Sì, solo la regina. No. Anche qualcos'altro attacca il cavallo. Sì, anche qualcos'altro. Ti può mangiare... Alfiere? No. No, alfiere no. Scusa, fai tutte le L a 360 gradi. Cioè io attacco la regina 180. E qualcos'altro, sì. Allora, ti può mangiare la regina, indubbiamente. Poi anche il cavallo, mi sa. No, come fa? Scusa, una mossa L. Ah, beh. No, ti mangio un pedone. Ah, beh. Però se ti mangia il pedone ti fa scacco al re. È vero. Quindi, non lo so. non devi starci molto attento. Quindi... A questo punto, siccome perderesti la regina... Meglio che sposto la regina.
E Descrasse vi suggerisce di andare in D1, secondo lui, poi non so. Cos'è il D1? Diciamo di tornare alla casa di partenza. Questo di capire. Esatto, di muovere la regina e tornarne indietro, capito? Mentre un certo Sputnik 82 vi suggerisce di fare alfiere su cavallo, penso. Anche quello. Alfiere su cavallo, cioè quindi mangiartelo. Però... effettivamente. No, perdi l'alfiere, non vedi che c'ha il padrone. Ah, beh. Scusa, è un po' di attenzione, sì, cavolo. No, però c'è un problema. Che allora... Sì. Mentre Vittorio, Vittorio dice neanche qui, vedi, perché qua te lo mangia lo stesso. E dai, facciamo rientrare la regina, dai. Facciamo rientrare la regina, però se lui si sposta, che non proviamo a dargli danno col cavallo, ti fa scacco al re. Sì, comunque questa penso sia una buona mossa, perché la regina va, diciamo, in qualche modo a togliersi l'attacco del cavallo e difendere anche il pedone in C2 che era attaccato dal mio cavallo. Sì, comunque. Purtroppo però lo scacco da cavallo è terribile, perché lui si salta. Ma tipo, se lui adesso salta e mangia il pedone e fa scacco a re, io adesso con la regina io posso mangiare. Comunque, Raffaello, qui ci sono alcune persone in chat che hanno dei dubbi. Hanno dei di che dubbi. Tipo? Dubbi importanti comunque, perché pensano, cioè credono che tu stia facendo il finto tondo in pratica, cioè tu stia facendo finto di non sapere, poi alla fine fare un guizzo finale che ti porterà alla vittoria. Magari. No. No, ci spererei. No, in realtà hanno ragione gli spettatori. Sì, allora ti dico che c'è Fabruzio. Fabruzio, che non ha dubbi, ha scritto: è ovvio che Mazzoni sta facendo finta di non sapere, è una trappola degna di un maestro come lui. Esatto, bravo Fabruzio, giustamente, hai fatto benissimo, ma del resto, anche perché così il tontolone fa simpatia, no? Poi sul più bello, zacchete, esatto, zacchete... E c'è la fregatura. Io nel frattempo devo muovere qualcosa. Ma io esatto. Spingo un pedone. Vado all'attacco. Attacco col mio pedone il pedone avversario. Dunque. Ok. Allora. Rischio mi preoccupa. Mi credi fischiare. Devi concentrarsi. Beh, la fai da concentrare. Devi muovere. Adesso. Si faccia così. Okay. Cosa fai? No, ha senso, perché dopo capirai cosa voglio fare. Vabbè, non ti puoi scoprire, non ho mica capito che senso c'ha sta mossa fare. Vabbè, difende forse, sì, tutto sommato non era così male. Esatto. Ma ho capito, però... Ah vabbè, però tanto io glielo mangio te, così... Cosa fai? Vabbè, mangiami, ma però non ho capito... Ma glielo ho mangiato? Ma scusa un attimo, capito, devi guardare cosa... Però prima di fare le mosse, ci devi pensare. Sì, infatti. Sì, infatti. Allora... Ecco qua. Ah, tra l'altro mi sono accorto che... lì nello score, nel tabellone ti fa vedere soltanto i pezzi importanti che uno ha mangiato, giusto? Sì, esatto, perché lì ti fa vedere che in pratica io ho più uno perché praticamente io ho mangiato un pedone in più in pratica. Ok. No, però li fa mangiare tutti, no? Perché li ho mangiato finora... Ah, no, sì, hai ragione, solo... Sì, è vero. Ti fa vedere solo la differenza di materiali, in pratica. Ah, ok. Cioè che tipo io ho catturato... cioè tu hai catturato un alfiere, mentre ho catturato cavallo e pedone, sostanzialmente. Sì, fa vedere la differenza di materiale.
Ah, ok. E poi c'è il tempo, che in teoria tu hai 16 minuti, io ne ho 14 e 15 secondi in pratica. Il tempo per finire la Caspita. partita. Capito. A questo punto sta a me fare la mossa e decido di attaccare ancora al centro. Dunque cerco di portare il mio pedone in avanti per aprire le vie centrali. Vediamo un po' che succede. Allora, Tra l'altro c'è Andrea Pendica che scommette ben 50 euro sul conto addirittura, dunque c'è grande fiducia nella tua che tu possa fare bene, io sono d'accordo grazie, Andrea, troppo perché... gentile, ma io se fossi in te non scommetterei soldi. Mai scommetti caramelle, perché va a finire che li perdi questi soldi. Caramelle che non ti piacciono tra l'altro, perché se sono caramelle che ti piacciono meglio di no, perché... Esatto. E soprattutto non mettere la mano sul fuoco, se no te la strilli. Ecco, grazie. Come hai detto, mia madre fa molto il tifo per me, giustamente. Allora. Dunque. Allora, Andri Barbi dice alle tue spalle, penso alle mie spalle, o alle tue, non so, alle spalle di chi? Dice Sauron se la sghignazza, ma chi è Sauron? Ah, quindi ci seguono pure da Mordor. Che piacere, Esatto, salutiamo. esattamente. Cioè, alle mie spalle, cioè secondo Andri Barbi, alle mie spalle c'è Sauron. Ah, boh, allora io. Dunque, allora. Non so se andare subito all'attacco. Sì, è meglio che vado all'attacco, effettivamente. Anzi, no, facciamo così. Tac, allora. Ok, bella mossa, bravo. Difende il pedone, dunque. Ok. Grazie, Comunque, il Conte sta giocando a me, sta andando in difficoltà, infatti non so bene cosa devo fare. grazie. Ah, caspita, no, Sì, ma fai sì. davvero. Certo, io non scherzo mai. Qui. Poi soprattutto quando si parla di scacchi, Certo, qui effettivamente. non si può scherzare. Ok. Andrea Pennica dice: si faccia guidare dall'istinto. Non so che significhi. Oddio, non so se va bene, se farsi guidare da. Ecco. Sauron non è d'accordo. Non lo posso lasciare un minuto. Cosa hai fatto? Vabbè, allora, eravamo rimasti che lui aveva mosso il pedone, ce l'aveva qua, no? Allora io ho mosso l'alfiere, lui col pedone, mi ha mangiato il pedone, e quindi adesso devo valutare. Cioè, in pratica è la soluzione Tu migliore. non li puoi mai rimangiare il pedone se non ti mangia col cavallo questo, ti mangia il tuo alfiere. Quindi non fare. A Ah questo? no, sì, questo lo puoi fare. Sì, è la cosa Questo lo migliore, puoi fare, effettivamente. sì. Tac, che Tac, ok. dire. Ecco, però scusa un attimo. Dica. Ah sì. Dice, è tutto sotto controllo. No, perché lui adesso il pedone te lo può mangiare col cavallo, Vabbè, ma però tanto è è protetto protetto dall'alfiere. dall'alfiere. Sì, esatto, è protetto, dunque non posso farlo. E tutte le cose devono essere protette, cosa che non riesco a farti Vabbè, capire. paradossalmente è tutto protetto in questo momento della partita, quindi Ma sono sei sorpreso. molto arroccato, però. E dopo fra un po' devi Ma adesso sguinzagliarti mi apro fuori con calma. e poi devi fargli scacquare appena possibile. Adesso Con un attimo, insomma. molta pazienza, diciamo. molta pazienza. Tanto ancora 13 minuti. Ok. Aspetta un attimo. Che poi tra l'altro c'è Fabrizio che ha scritto un commento che mi fa un po' storcere il naso.
ha scritto: io lo sapevo, stai attento che adesso il conte va a dama. Negli scacchi non si può andare a dama. Negli scacchi si va a promozione, non c'è la dama. Caspita, no, e io Cioè, se fossi io te lo me ne cacerei vado perché, questo. cioè, Non puoi parlare. No, ce l'ho. no, davvero, queste cose non si possono dire, davvero. È peggio di chi mi scrive in diretta Instagram: Conte, sei brutto, sei stupido. Cioè, davvero una cosa davvero che non si può sentire. Anzi, vorrei sapere l'opinione dell'individuo dietro. Da quel che so io, se un pedone riesce ad andare di là senza che te lo mangi, non può diventare un altro pezzo che tu scegli, o una Sì, regina, o un esatto, cavallo, un certo. alfiere, una torre, eccetera. Esattamente, sì, Esatto. proprio così, esatto, sì. Sì, ma non si va da una, Ma era non si, una esatto, battuta. non si va a dama. Dunque, abbiamo fatto, dopo questa tiratina d'orecchie a Fabruzio, direi di... Esatto, No, basta. Ci chiede se non era backgammon. Andiamo avanti. Allora, tocca a me muovere, devo fare una mossa. Io muovo allora. Ho mosso. cos'è È la mosso? torre. Ah, perfetto. Allora, quindi Quale torre? lui ha mosso la torre, quindi adesso è qua, e quindi io adesso devo vedere cosa fare col ciccio cavallo, quindi. Ah, sì. Mamma mia, che dici? Tanto, I am Allora, devi stare waste. attento. Nel frattempo risponde ad IM West che chiede se può diventare maestro Fide, ma non è nulla impossibile, dunque magari con un po' di impegno e tanto studio, perché no? Allora, Sauron dice però devi avere anche l'arbitraggio a favore. è bella questa. Allora, perché effettivamente, no, mi sa che la Allora, cosa migliore è perdere il cavallo. no, 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 ma sei un spaccaballo. Allora, cioè, il tuo cavallo qui stranamente non è difeso da un cane, poveretto. Allora, è meglio che lo sposti, hai capito? Però lo devi spostare in un modo che gli dai fastidio a un suo pezzo. Allora, Non lo devi spostare così per dire lo sposto perché lo difendo. esatto, ma il problema qual è allora? Dunque, allora, se lo metto qua, beh, il suo cavallo mi può mangiare. Se lo metto qua, Esatto. anche l'altro suo cavallo mi può No, ti può mangiare. mangiare sempre questo, sempre il Esatto, medesimo. esatto. Se lo metti qua, ti ma allora, No, poi qua può non lo puoi andare o qua mettere o perché c'è qua. un pedone. No, devi rientrare qua, Eh però sì, devi. allora la cosa migliore è metterlo qua. Allora, qua non puoi Check. perché. Dove? Qui no, perché lì ti mangia il suo pedone. Sì. Vedi che c'è il Sì. pedone. L'ho già fatto la mossa, l'ho messo qua. Sì, ho visto. Ah, però è. Mi Cosa? mangia l'alfiere. Vabbè, No, è certo. difeso l'alfiere, è difeso dal pedone. Cioè, Poverettino, ma che l'alfiere. mangi? Ah, no, perché è difeso dal pedone, quindi Sì, va bene. dunque va bene, diciamo. Non è una cattiva mossa. Sì, è vero, perché è vero che può mangiare in diagonale. Sto per dire, sposto quel pedone, perché lì serve. Esatto. Io continuo ad attaccare. Ho mosso, continuo nel mio Giustamente. attacco. Bravo, giustamente. Allora. Dunque, adesso è giusto aprirsi e andare Ma all'orizzonte, dove vai all'orizzonte? eventualmente con l'alfiere. Ma cosa fai? Allora, però il problema è che se lo muovo adesso sono soggetto di poi di qualcuno, quindi. Allora, se no, muovi il cavallo qua, però non so perché. O se no faccio l'arrocco intanto.
Dubbio. Ma che fai, la Rocco? Non serve adesso. Adesso conviene fare delle mosse per aprirti. Non vedi che ti sta attaccando? Ok, allora muovo il Quando? cavallo e lo metto qua. Tac. Ok, però forse c'è un piccolo problema perché la mia torre in pratica era andata qui per attaccare il pedone, che era anche attaccato dal cavallo. Va bene. A questo punto il mio cavallo può catturare il pedone dando scacco e dunque cioè ho guadagnato un pedone almeno, come minimo. Scacco al re? Esatto, questo è uno Sì. scacco. Esatto. Ok. Beh. No, basta che lo muovi. Aspetta, eh. Basta che lo muovi in una casella. Sì, è la cosa migliore. Ok. Adesso la situazione era un po' precaria, diciamo, un po' precaria e si rischia un po'. Ma del resto nella vita vola solo chi osa, effettivamente, Vabbè, quindi. noi vogliamo poco, Tra non è l'altro, che vogliamo. esatto, tra l'altro la partita è andata avanti, cioè sta andando avanti per comunque, già siamo oltre quasi 20 mosse, dunque una bella partita abbastanza giocata. Diciamolo, sei stato magnanimo perché in due mosse avresti potuto sicurarmi, No, dai, invece. non esageriamo, dai. Vabbè, tre mosse. Ah, qua mi chiedono, sì, 93, il conte gioca a scacchi grande. E certo, il conte giustamente, come tutti i grandi personaggi, giocano a scacchi. Napoleone Solo che se e giocava poi c'è come il lui conte. era tutte Waterloo. Grazie, troppo gentile. Okay. Io sono rimasto agli scacchi ai tempi di Alessandro Magno, quindi è per quello. Quando non erano ancora stati inventati, diciamo. No, ma scusa, cioè le mosse La invece cosiddetta falange macedone. sì. Però magari giocassi come la falange macedone, perché sì, nelle mosse successive le hanno poi sviluppate tutte queste tecniche, la falange macedone e altre forme, che io ho un libro che non ho mai avuto voglia di leggere, però ci sono tutte queste spiegazioni. Ma te non sei la falange No, macedone, cioè. vedi che sei Allora, tutt'attaccato a me. adesso il buon Santi con fare sprezzante, spietato. No, ma hai mangiato qualcosa? Mi Sì, ho pare di catturato sì. l'alfiere in E3. Acribio, Tra cazzo, l'altro, acribio. ti segnalo che già dei grandissimi ammiratori qui. Sputnik 82 dice: se il conte si impegnasse, diventerebbe uno scacchista coi fiocchi. Secondo me, ce lo vedo. Allora, mangiagli l'alfiere, mo. Ma ci avevo pensato. E tra l'altro c'è anche chi ti vuole già invitare. CN93 dice: Conte, la invitiamo da noi quando facciamo il torneo come special guest. Ah, Oh, dai, molto volentieri. No, va. ma devo solo vedere, special guest. Oh, devo giocare. No, credo ti fanno fare la prima. Cioè, tu vai là, ti fanno fare la prima mossa, penso. Non so se devi proprio. Non so, chiediamo Sì, sarà a. Ah, meglio ok. che non vada oltre la prima mossa. Grazie, Per grazie. adesso far bene. Grazie, troppo gentili. Cioè. Buonasera a Paulus che si è appena collegato. Andrei Barbi dice: dicevano la stessa cosa anche di me. Sono solo scarso invece. Dunque, tristezza da parte di Andrei Barbi che niente. Succede, ma in realtà Ah, chi e viene poi più informato. attenzione. Sin 93 dice: no scherzo, il conte è di Torino, giusto? Sei di Torino? Cioè, abitavo a Torino, adesso sono bloccato qua in Emilia-Romagna, quindi adesso appena potrò tornerò a Torino, però Ah, comunque adesso sono. tornerai a Torino. Dunque, tornando a Torino, dunque, potrebbe essere che magari si potrebbe fare qualcosa. Dunque, diciamo, per il momento è a Rimini, giusto? Esatto, A Rimini, Riccione, però sì, che è in provincia di quando si Rimini. potrà, potrebbe tornare a Torino, ecco.
Tra l'altro, a questo punto Andrea Pendica dice: Maestro, Maestro Santa sa che non può fare cavallo delle tre, ne vale la dignità del conte. Cioè, mi stanno dicendo che non posso fare cavallo per le tre perché in pratica se catturo il pedone col cavallo è uno scacco micidiale perché Ah. minaccia sia il re che la regina. No, ma non è Ah. tanto questo, perché E la poi, come dice l'uomo oscuro che sta dietro di non me, è solo la morte completamente, perché vabbè, sì, però in realtà non c'è matto che può andare qua. Vabbè, però non prende ah, sì. parte in assoluto, Ah, diciamo. ma così adesso intanto voglio sapere l'opinione di questa partita dell'uomo misterioso. Cosa ne pensa? Momento di questa partita. Ma è stata una buona partita. No, però aspetta, vuole un commento sincero. Per un campione, diciamo che non gioca mai, fare una partita così comunque è sempre una buona gara, anzi. Cioè. Grazie, mister, troppo gentile. E dopo questa partita, comunque, vanno le cose, la assumo come mio allenatore. Ecco. Esatto. Tra l'altro, lui, l'uomo misterioso, è l'allenatore ufficiale di Henry Barbie. Cioè, Ah, dunque, Henry Barbie che casualmente, per pura fortuna, è riuscito anche a battere candidati maestri, anche giocarsi partite con maestri, ovviamente tutto casuale, però ci è riuscito, ha avuto proprio come suo mentore proprio l'uomo misterioso. Tutta una questione di grinta. Tra l'altro... carissimo, allora io adesso sono qua in diretta su Twitch col caro Santagati che sto giocando a Al scacchi. telefono. Dai, giustamente ti dirò, devo dire che non mi aspettavo, ma sto insomma, non sto vincendo e non vincerò sicuramente, però non sto facendo neanche male, quindi Sei effettivamente. sopravvivente per te. Dai, proviamo, giustamente. Niente, se vuoi ci sentiamo più tardi, verso sera, così, eventualmente. Dai, va bene. Ciao, bello, ciao, Ma Raffaello, con chi è al telefono? ciao. No, beh, è uno dei tanti, insomma, fan, diciamo che... così insomma mi fanno le videochiamate, insomma, allora. Ah, ok. Cioè, dovete sapere che Raffaello ha tantissimi fan, ovviamente. Io ne ho avuto la prova quando siamo andati in giro insieme. E tra tutti questi grandissimi fan c'è anche chi è riuscito a prendere il suo numero di telefono. E dunque lo chiama 24 ore su 24 e lui con tanta pazienza gli risponde, chiama alle 3 di notte, lui si sveglia e ti risponde. Dunque, per chi non avesse ancora il suo numero, contattatelo e se lo volete chiamare alle 4 del mattino, fatelo perché lui vi risponderà. Già. Ma guarda, se vuoi possiamo metterlo qua in diretta, giustamente. Ma non so, direi di evitare, però boh, Già. Ma anch'io direi. Vediamo cosa dice Spider-Man. Non farlo! Aia. Invece tu, attenzione, hai fatto la mossa Barbina, Eh credo. sì, l'ha Allora. fatto, esatto, l'ho dovuto fare perché comunque cioè, si gioca e... Esatto, quindi allora. Tra l'altro Fabruzio mi chiedeva, Santagati, hai uno stand come in yo-yo dietro di te? Se sì, di che abilità ha? Le abilità sono abilità nascoste che non voglio, diciamo, svelare così subito perché comunque ci saranno altre partite in cui magari pian piano si scopriranno tutte le abilità nascoste e non solo del personaggio misterioso. E poi Ah, c'è ecco, quindi. Cristina, ciao, salutiamo Cristina che Ciao invece... Cristina. E poi... Salutiamo Vuole fare la Cristina, Martina con te giustamente. o con Mazzoni? Ma infatti, Cristiano, vuoi fare la partita con me? Nel senso con me o con Mazzoni? Perché questo è importante anche da capire. Perché ho detto, voglio fare una Ma partita con forse vuole te. farla con me perché è più facile battermi. Sì, può darsi, penso anch'io. Allora, attenzione, Raffaello, Descrasse vuole il tuo numero.
Ormai allora ascoltami Raffaele, io non te lo chiederei, però ormai avendolo dato a mezzo mondo, cioè mi offendo se non glielo dai anche a Descrasse, perché ti ha pure suggerito le mosse, cioè sarebbe il minimo. Dai, dopo ne parliamo. Dunque Descrasse, il numero di Mazzoni ormai è tuo, te l'ha promesso, dunque se vuoi chiamarlo anche a qualsiasi orario non ti preoccupare, Raffaello, esatto. È la persona più disponibile che io conosca, dunque non esatto, disponibile 23 ore su 24, dico 23 perché almeno un'ora il cellulare deve riposare, quindi lo deve caricare, esatto, quindi. Ah no, niente, Cristiano voleva giocare con me, dunque dai, magari ce n'è solo occasione, vediamo in questi tornei che piano piano organizzeremo. Sicuramente, giustamente avremo occasione. Magari nei prossimi tornei invitiamo anche il Conte che ci delizierà con qualche nuova strategia. Io torno a dare scacco. Cioè, invece voglio giocare contro Ida e Descrasse. Diciamo, posso giocare contro Mazzoni e magari organizziamo qualcosa così. Tra l'altro questa partita è una sorta di riscaldamento che per farlo tornare, diciamo, un po' la grinta, un po' le tecniche, non risolverà esatto. Tanto. Esatto, i tempi d'oro di quando avevo 3 anni. Esattamente. Adesso siamo arrivati a un momento cruciale. Un momento tipo, io devi mettere anche una musichetta dalla regia, che qui, ragazzi, ho anche la regia, cioè qui c'è la regia che mette tra poco la musica. Momento Casper, cruciale. Buonasera, ma chi è FaVJ in confronto a te, direi? Sì. Se avete qualche domanda, fatela adesso, mi raccomando. Tutte le domande che avete? La senti? Sì. Ma la conosci? Ma si sente? Mi sa di no. Ragazzi, che ha capito questa musichetta? Commentate. Ah, l'ho riconosciuto adesso. E cos'è? C'è il video che va forte, diventato virale, no? Del esatto, di quelli che prendono la bara. Esatto, dunque Raffaello, che significa questo secondo te? È che sto per morire. giustamente, siccome sei un amico, non me l'hai voluto dire in modo così cattivo, quindi insomma, affettuosamente mi stai dicendo che sto per morire. Sì, perché praticamente ho 47 secondi per fare la mossa, ormai siamo lì per farla. E comunque ci sono già Andrea Pennica che dice che sei comunque il vincitore a tutti gli effetti della vincitore morale. E ormai sto diventando vincitore morale di qualsiasi cosa. Esattamente, sei un vincitore morale del giorno sicuramente. Ma voi avete capito quale sarà la mia prossima mossa? Lo sapete cosa giocherò? Anche la do già tra 10 secondi perché stiamo perdendo io per il tempo, dunque la devo fare. Ok, dai, la facciamo. Dunque con questa mossa di Tore arriva lo scacco matto in pratica. E ecco. E dunque la niente. E dunque Raffaele, la partita è finita. Tra l'altro da notare, signori, che insomma è durata abbastanza, però a parte un alfiere che gli ho mangiato, io in pratica durante la partita ho usato soltanto 3 pezzi, ho usato la torre, il cavallo e l'alfiere. La regina non l'ha neanche utilizzata e mi ha fatto scacco, signore. Quindi complimenti davvero, giustamente. Grazie mille, però un ringraziamento speciale va a Raffaello che è stato qui con noi, sempre simpaticissimo e disponibilissimo. Dunque Descrasse, il suo numero te lo dà sicuro, non ti preoccupare, basta che lo contatti non ti preoccupare, perché il numero uno è il Conte, dunque non, sicuramente non ci deluderà.
Che dire, Raffaello, dunque, questa partita di scacchi è stata molto interessante. Cosa abbiamo che novità, cioè che cosa hai capito di nuovo di questo fantastico gioco che ti potrà essere utile per eventuali sfide future? Beh, sicuramente, io infatti qualche mese fa avrei voluto rispolverare lo scacchi perché è utile sotto diversi punti di vista, come dicevamo all'inizio, e quindi penso che anche questa partita mi ha dato ulteriori spunti poi anche per il futuro, insomma. Non so se avete notato, come dicevo prima, lui ha mosso soltanto tre pezzi. Però, nonostante la piccola quantità che ha utilizzato, cos'è che ha fatto la differenza? La collettività, cioè la squadra che lui è riuscito a fare con tre pezzi, io che li avevo tutti, erano tutti bloccati come degli stoccafissi. Quindi. Ma ti ha insegnato anche una cosa fondamentale, quanto servono i cavalli per fare scacchi indomabili. Ah, è vero, anche quello è La vero. forza dei cavalli, sviluppare i cavalli, e comunque hai detto benissimo Raffaello che il gioco di squadra fa sicuramente la differenza. E dunque un grande ringraziamento per Raffaello, volevo anche ringraziare tua madre che ti ha aiutato e ha dimostrato di comunque conoscere il gioco abbastanza bene, e auguri per la festa Ma della io mamma. ero anche impegnata di là e bastava che lo lasciassi un minuto che aveva già fatto una cavolata. Vabbè, Beh, no, comunque è stato bellissimo, è stata interessantissimo. una fantastica Sì. esperienza. Vuoi dire qualcosa, Spider-Man? Eh beh, certo, volevo soltanto dire che se giocavo io avrei vinto! Vabbè, adesso non fare lo sborone, dai, cioè, vabbè, niente. Grazie, Santi. Niente. Un abbraccio, Ringraziamo ciao. anche la sorella di Raffaello che ha permesso, prestandogli il computer, di fare questa diretta, perché Ecco, senza. quindi in questo caso, anche se ho perso, ho fatto gioco di squadra con tutta la famiglia. Esattamente, Perché lei esattamente. ci fa gli esami online adesso con Sì, questo. è ormai fondamentale, diciamo, averlo per tutte le Perché questioni sai come sta la cosa? didattiche. Esatto, di questi tempi. Ecco, quindi penso che da una cosa o un'altra ci dobbiamo salutare. È davvero stato un immenso piacere, carissimo. Ti mando un abbraccio, grazie di tutto, saluto anche tutti i tuoi collaboratori, ma giustamente l'ultima parola la vorrei lasciare all'uomo misterioso. Immagino che una parola basti. Ecco, quale aggettivo utilizzerebbe per descrivere questa partita? Eccezionale. Ecco, giustamente non avrei saputo dirlo meglio. Ciao, grazie, alla Un saluto, un prossima. abbraccio a tutti. Ciao. Ciao.